lì, ti farei male! Aspetta! Adesso scendo, aspetta! Aspetta! Attento, attento! Oddio! Ti sei fatto male? Un pochino, ma non ti preoccupare, va tutto bene! Questo è un trampolino! Lo vedo, ma da dove esce? Fa parte dei regali! Dei regali per il matrimonio, sì! Stamattina, mentre tu eri al lavoro, poi mi devi raccontare com'è andata la giornata, comunque, sì. Mentre tu eri al lavoro è arrivato questo camion, ma così grande che il nonno Abelardo dall'altra parte della strada pensava che fosse arrivato, non lo so, un transatlantico, invece no, era tutta questa roba! Sì, per noi, per gli invitati li hanno fatti a noi per carini. Il matrimonio. Sì, lo so, questo ce l'ha fatto Mario e Stefano, ce l'ha fatto. Non immaginavo. Sai che io ci ho passato tutta la mattina a rimbalzare come una trottola, è stato divertente. Tutta la mattina hai fatto solo questo. Aia. E sì. Ti sei fatto male di nuovo. Sì, però mentre ero là sopra mi è venuta anche un'idea geniale per il mio futuro. Dopo ti parlerò anche di quello, vieni. Okay. Ti devo far vedere gli altri regali. Forza, forza, entriamo. Vieni. Casa, okay. Dolce casa. Anna, ma che ti è successo? Anna, tirati su. Dai. Sì. Forza, sono stanchissima. Ok, immagino. Ma com'è andata? Racconta un po'. Divano, aspetta. Sì, sì, strisciaci sopra. Corri, corri. Ok. Allora, questo divano grigio ce l'hanno regalato Gibu e Bobo. A me fa schifo personalmente, Ma cos'è questo odore? È perché è lana di pecora, ma non quella che si prende dal pelo della pecora. No, sono i peli. I peli che dei piedi delle pecore. Uno schifo. Lo so. Che puzza. Dai, siediti. Vabbè, lo stesso. Meglio di niente. Dai, brava. Allora, raccontami un po'. Aspetta, fammi spostare e metto di qua. Com'è andata? Raccontami un po', forza. È stato stancantissimo. Immagino. C'erano una valanga di bambini, tutti mostri piccoletti. Soprattutto questo era un creeper. Ma vivace, scalmalato, non stava zitto un secondo. Saltava a destra e a sinistra. Perché correva creeper... da tutte le parti. I creeper sono zozzi, lo fanno. Vabbè, però, dai, deve essere gratificante in fondo. Gli hai insegnato qualcosa? Sì, che i wither non puzzano, ma fanno paura. Lascia stare, per il resto sono stata tutto il tempo a correre dietro per cercare di non farli andare in mezzo alla strada. Ok, beh, dai, come primo giorno mi aspettavo peggio, Anna. Vieni, ti faccio vedere le altre cose. Allora, qui, illustrati gli occhi, perché qua c'è da vedere roba dell'altro mondo. Che bello. Ma che cos'è quello? Aspetta, a parte dalle cose belle, questo tavolo con le sedie bellissime ce le hanno regalate il sergente Cortez e Tiffany. Che bravi e gentili. Invece quel dipinto schifoso là dietro non lo so chi ce l'ha regalato. Perché era in un pacchetto senza il nome sopra e capisco anche perché, fa schifo. Effettivamente, però dai, meglio di niente, così le pareti saranno un po'... Era meglio niente, Anna, quel Wither ci fisserà mentre noi mangiamo. E poi, aspetta un attimo, ma ti sembra pure a te un Wither villager? Ha la tunica dei villager addosso. È vero. Che ma secondo non me... è un altro regalo di Jeep Bobo. L'ho pensato pure io, l'ho pensato. Quei due zozzoni, uno non bastava che faceva schifo. Comunque, la cosa più bella la devi ancora vedere, Anna. Vieni con che me. Cosa, allora, che aspetta, cosa? Se mi oriento che ogni volta perdo... Aspetta, che questa casa è semplice ma complicata. Ecco qua, vieni, guarda un po'. Ma cos'è questa roba? Questo è il regalo di nonno. Nonno Tombaldo Abelardo dall'altra parte della strada. Lui non è venuto al matrimonio. Ha regalato tutta questa roba? Sì, tutto questo. Beh, in realtà, aspetta, lui ha regalato solo il computer. Perché mi ha detto che si era un pochino stancato del fatto che noi andavamo a usare la sua lavatrice. Perché lui è convinto che sia una lavatrice, capito? E quindi ce n'ha regalata una a patto che non gli andiamo più a disturbare a casa sua. E mamma questo mia, che disbetico che mi è. Ha dato un'idea, Anna. Un'idea geniale, mitichissima. Ho chiesto un prestito. Un prestito al nonno, sempre. Per darmi dei soldi per comprare la videocamera e le luci. Perché voglio fare lo youtuber, Anna. Lo youtuber. Cos'è che vuoi fare? I video su YouTube. Di me che faccio le cose divertenti. Gli altri le guardano e... ti sembra... Ok. Secondo me ho la stufa per farlo, Anna. Non dubitare di me. Proprio come tu sei una brava maestra. Anzi, a proposito, vatti a cambiare, forza, che questi vestiti puzzano di polvere da sparo e carne putrefatta. Vai. Ok. Sarò così bravo a fare lo youtuber. Mi siederò qua sulla mia sediolina, navigherò su internet e farò i giochi più belli del mondo. Anna, va tutto bene là sopra? Sì, mi sto facendo la doccia. Ok, allora ascolta. Io mentre tutti... anzi, no. No, Anna. Ho una roba da farti vedere che non ne hai idea. Vieni con me, brava. Vieni. Allora, tu fino ad oggi non hai un mezzo di locomozione tuo. Ti ho accompagnata io al lavoro. Quindi ho avuto un'idea geniale, vieni con me. Allora, siccome io avrò da fare con la mia carriera da youtuber, non ti potrò accompagnare al lavoro tutti i giorni. E vieni, quindi mi presti la macchina? No, ancora meglio, ti ho comprato una macchina tua, Anna, tutta tua.
Ma scusa, non posso usare la macchina che già abbiamo? No, ti ho comprato una macchina, Anna, non sei contenta? Un'auto tutta per te, bellissima, fiammante, nuova, rosa, eh? Wow, davvero? Sì, è rosa, penso sia anche decapotabile. Dammi le chiavi, dammi le chiavi. Sì, le chiavi te le do tra un attimo, prima la vedi. Allora, chiudi gli occhi, guarda per aria, guarda per aria. Ok, guarda per aria, scendi guardando per aria, brava. Beh, sì, sì, scendi dritta, okay, così, adesso sì. Girati verso sinistra, così. Giù la testa, di fronte a te, eccola là. Ma è maiale. È una fuorisedia, non è un maiale. Aspetta. No, è un maiale. Ti do con le chiavi. Con una sella sopra. Tieni, queste sono le chiavi, hai visto? Un bastone e una carota. Guarda come parte, Gli ciao. Piacciono. Allora, tu adesso con lui andrai ogni giorno al lavoro e farai faville. Io mi immagino già i creeper, gli zombie, gli scheletri che ti vedranno arrivare. Provala, sali. Sì, così poi magari cercano di mangiarselo. Ma che mangiarselo? Non ho mai visto uno scheletro o uno zombie mangiare un maiale. Loro mangiano le persone di solito. Guarda un po' come brioso e brillante. Guarda. Wow. Mi raccomando, dovrai imparare ad andarci con cautela però, E ancora mi devi spiegare perché non mi vuoi far guidare la nostra macchina. Perché, senti, quella serve a me. Ascolta, ti ho comprato il maial mobile. Cos'hai da lamentarti? Dì la verità, non ti fidi perché hai paura che faccio gli incidenti e te la rompo. Questo è un pochino, è vero. Del resto ci tengo alla nostra macchina, Anna. E poi, scusa, ma cos'hai contro il maial mobile? È così bello, guarda. Sì, effettivamente, è carino. Sono quasi geloso, quasi che lo vorrei guidare io al posto di questa macchina. Ma guarda un po'. Allora perché non lo prendi no, tu? No, va bene così. Del resto è un regalo tuo. Ma non ho bisogno di un po' di erba da mangiare? Credo di sì. Prova al rifornitore magari quando ci passi. Andiamo, vieni. Il rifornitore? Sì, credo che funzioni anche per i maiali. Non ne sono molto sicuro comunque. Allora, ascolta. Adesso c'è una roba che dobbiamo fare. La cena per oggi l'ho già preparato io, vedi? Ti ho preparato una salsiccia a te e un kebab a me. Quindi... certo. Perché a te un kebab e a me una salsiccia solo? Ok, a te il kebab e a me la salsiccia. Va bene, è un salsiccione così grosso, ci sarà da mangiare per un esercito di formiche. Ascolta però, mentre noi... Aspettami, per mangiare, non mangiare da sola. Sì. Mentre tu mangi, cioè mentre mi aspetti, io vado un attimo da nonno Tombaldo, perché glielo devo ringraziare per il regalo. Non l'ho ancora... Okay. Gli devo dire cosa ci farò, Ma ti vengo anch'io? No, tu rimani pure qua, ci vado io da solo dal nonno. Ok, grazie. Il nonnone, sei un mitone, sei nonnone, altro che nonnone. Dicevano che eri vecchio, ma tu non sei vecchio, tu sei un gran cuore hai, vecchio Tombaldo. Ti devo ringraziare, perché ho visto a casa il regalo tuo, devo dire, che è stato il più bello. Poi tu non eri neanche al matrimonio, non dovevi neanche farcelo un regalo. Eppure sei stato così buono e così dolce, Tombaldo. Sai cosa ci farò? Ma lo sai cosa ci farò? Lo vuoi sapere cosa ci farò? Ma non mi sta ascoltando? No! Stavo dormendo, ma cosa vuoi? Cosa vuoi oggi? Non ti è bastato quello che ti ho regalato? Devi tornare a rompere le scatole? Ma nonno, sono venuto a ringraziarti. Prego, è un regalo che ti faccio con piacere. Del resto ti vedevo sempre ronzare intorno alla nostra lavatrice. La mia mogliettina stava iniziando a infastidirsi. Diceva che gli rubavi le mutande. Ma cosa? Ma non l'ho mai fatto, nonno. Ma non lo so, le donne sono strane. Comunque, goditelo quel tuo bel lavatrice computer, come lo chiami tu. Computer, nonno, si chiama computer. Sei uno scemo, nonno, però grazie. Del resto, guarda, non molti mi fanno un regalo che mi piace. Di solito tutti regalano sempre maglioni, calze, mutande, a proposito. Invece tu sei stato proprio, mi hai colto nel cuore. Quel computer io lo userò per fare lo youtuber. Lo che? Vabbè, nonno, ci lavo le camicie, va bene? Ti farà comodo a lavare le camicie, bravo! Beh, ora levati dalle scatole, devo tornare a dormire. Stavo sognando di scavare oro nei Caraibi. Bravo, nonno, portamene un po' poi, eh? Il nonno, che grande il nonno. Anna, che ci fa da quella... Cosa sta succedendo di là? Anna sta parlando con un uomo, oh mio Dio! No? Aspetta un attimo, che non me l'ha detto che aveva ospite? Che cappero sta succedendo? Ehi, che cappero? Non ci posso credere, non riesco a vedere con attenzione, ma vorrei... Quello è qualcuno, sono sicuro che è qualcuno, è nascosto sotto un cappuccio. Non riesco a vederlo in faccia, ma sono sicuro che sia un uomo. Si riconosce che è un uomo, dalla potenza delle braccia. Sono braccia che sollevano pesi. Oh mio Dio,
E sembrano essere molto in combutta anche. Molto in combutta. Come se si conoscessero da molto tempo. Come se avessero già parlato prima d'ora. Come se... Oh mio Dio, non ci posso credere. Siamo sposati da così poco e Anna già mi tradisce. Nonno! Nonno! Cosa è successo di nuovo? Una cosa orribile è successa, nonno. Ma non so se te lo posso dire, però. Tu sei un pettegolo, nonno. Lo andresti a dire a tutti. Oh, santo cielo, ci mancava questa. Ok, ok. Devo mantenere la calma. Non posso farmi scoprire che sono così geloso. Non posso farmi scoprire. Devo riuscire a capire se è vero quello che ho mal pensato. Devo riuscire a essere agile come una donna alla lesta e furba. È tornata al tavolo come se niente fosse. Qui gatta cicova. Ok. Anna! No, finalmente! La cena si è quasi freddata! Lo so! Tu non avevi nient'altro da fare, vero? Mentre io ero di là da Tombaldo? No, stavo aspettando te per la cena. Okay. Volevi qualcos'altro? No, va benissimo. Il problema è che... Tutto bene? Sì, nonno Tombaldo è stato... Nonno ti ha detto qualcosa? Sì, gentilissimo. Pensa, il nonno ha un'altra! Come oltre... Che senza un'altra? Come oltre la nonna la tradisce. Uno schifo, vero? Oh mio Dio, ma davvero? Come lo sai? L'ho visto dalla finestra. Ma come dalla finestra? Ma se il nonno è sempre in giardino? Non lo so, va bene, non lo so perché l'ho visto. Il problema è che l'ho visto e adesso non posso vederlo. Hai la febbre, fermo. Non credo. Ho la febbre. No. Ok, allora non erano neanche visioni quello che ho visto, non erano. Ma cosa hai visto? Senti, non lo so che cosa ho visto, ma non voglio più mangiare. Me ne vado di sopra. Ma come no? No. Ma aspetta, dove vai? Vado di sopra, vado. A fare che cosa? A dormire vado. Cosa ci fa quella parete lì? C'era una porta lì davanti a me. Porta? Certo, c'era una porta. Dove vai la porta? Qua davanti. No. Ma no, si no, vede? No, proprio niente. Anna, portali. Ci sono i mattoni freschi, si vede, c'era una porta. Ma che mattoni freschi? Spostati un attimo. Ecco qua. Ma come hai fatto a sollevare una credenza? Anna, e da dove l'hai tolta soprattutto? L'armadio, no? Stava lì, lo mettete. Anna, che non c'è? L'armadio. Giù, cena. No, a no, ascolta, ferma. Là qua dietro c'era una porta, ne sono sicuro, no, sono sicuro anche che. No, cena, giù. Ascolta, vai. Io sono sicuro che se ci scavo un pochino quel cemento va via. Ho detto che devi andare giù a cena. Anna, io sono abbastanza convinto che là dietro ci fosse un'altra porta, comunque. Ti sbagli completamente. Secondo me ci sono delle cose che io non so in questa casa e non mi Secondo sta bene. Secondo me hai saltato troppo col trampolino e hai battuto la testa sotto uno dei balconi. Questo può essere. Senti, puoi smettere di portarti dietro una credenza? È un po' fastidioso vederti con quella appresso. Come se non succedessero già abbastanza cose strane in questa casa. Buon appetito. La salsiccia. Ci mancava una salsiccia come pranzo o cena o quello che è. Anna, sei sicura che non hai niente da dirmi? No, perché? Non lo so perché. Posso andare di sopra adesso? Perché? Senti, ora basta. Devo vederci chiaro. Le nascondi qualcosa in questa casa? Io devo saperlo. Oh. Ma che devo nascondere? Non nascondo. Aspetta. Con tutto il supporto che ti ho dato fino ad oggi, tu mi tratti in questo modo. Ma che dici? No, sei davvero. Questo armadio? No. Oh mio Dio! Il nonno! C'è il nonno là dietro! Che ci fa il nonno? Oh. Ma cosa? Certo che tu sei tremendo. Entra. Oh mio Dio, ma che... Buon compleanno, stupido. Ma compleanno di chi? Del nonno? Ma il tuo. Ma che davvero è il mio compleanno oggi? Sì, con il fatto del trasloco, il matrimonio. Ti è passato di mente il tuo compleanno. Aspetta. E tu il giorno del mio compleanno mi tradisci? C'era un uomo insieme a te prima. Io l'ho visto mentre ero da Tombaldo. E tu schifoso. Ma chi? Pasticcere. Il pasticcere. Effettivamente era vestito da torta. Era il pasticcere. Se no la torta dove la prendevo? Oh, secondo te io cielo. Sono capace di fare una torta del genere? Oh, santo cielo, io che ho pensato male. Ma scusami, guarda. Cosa hai pensato? Ho pensato, lei era la tensione, Anna. È stata una giornata pesante. E poi, veramente, forse saltando su e giù dal trampolino mi è venuto un sacco di sangue alla testa. Oh, mio Dio. Mi sa pure a me. E ti chiedo scusa, Anna, ho pensato male. Però solo per un attimo ho pensato ma male. Ma dai, stai tranquillo. Aspetta, vado a rimettere l'armadio. Ma c'era bisogno di spostare l'armadio per nascondere questa porta? Ma doveva essere una sorpresa. Vabbè, più o meno lo è stata. Guarda, ha invitato tutto il vicinato. Il postino, certo. La nonna, il nonno, nonno. E lui lo sapeva, il nonno. Veramente no, l'ho trascinato. Ah, ecco, infatti voleva dormire. Nonnone, ha invitato anche il venditore. Signor Ender, buongiorno. Ha invitato anche i ladri. Come? Che?
Come li hai trovati i ladri? Come li hai fatti a invitarli? Sono lì. Ma io non li ho invitati. Ma come non li hai invitati? Si stanno rubando una torta allora. Ehi! Vabbè. Oh. Li lasciamo fare. Sì, ma questo significa che il loro antifurto non funziona per niente. Ne avevi qualche dubbio, Anna? Ehi, zozzi! Ah, lasciamoli stare, va. È un giorno di festa del resto. Bene, allora c'è anche un regalo per me. Certo che c'è. Oh mio Dio, ma come hai fatto? Oh mio Dio, mi hai tenuto nascosto tutto. Sei stata bravissima. Non per niente, sono la maga delle feste e delle sorprese. Vabbè. Allora, apro il regalo.